Aiuti supplementari e sblocco del programma di assistenza pubblica per risollevare la California messa in ginocchio dal meteo. In vista nelle zone più colpite dal maltempo delle ultime settimane, il presidente Biden ha promesso il sostegno di Washington per coprire la totalità dei costi richiesti dalle misure di emergenza nei prossimi 60 giorni. Il peggio è passato, le acque si ritirano, ha detto Biden, ma c'è ancora difficile valutare la portata dei danni. Sappiamo però fin da ora che la ricostruzione richiederà anni. Intervenuto dopo un sorvolo delle contee di Monterey e Santa Cruz, due delle 41 nelle ultime settimane colpite da violente tempeste che hanno provocato 20 morti, Biden ha poi aggiunto: queste comunità hanno perso vite, benessere e mezzi di sostentamento, ma devono sapere che il presidente è con loro. Se qualcuno poi ha ancora dubbi sul cambiamento climatico, la sua conclusione deve aver dormito per l'ultimo paio d'anni. Ad accompagnare Biden nella sua visita il governatore della California Gavin Newsom e il numero uno dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze, che ha già inviato sul campo 500 uomini per i primi interventi. Centinaia di milioni di dollari la stima degli interventi di ricostruzione del suo numero uno. Una cifra che, secondo le autorità californiane, potrebbe invece più probabilmente essere nell'ordine di diversi miliardi.